Siamo in diretta dallo Stadio Arechi dopo la partita Salernitana-Vicenza terminata 0-0. Ecco, ci sono tutti i giornalisti. Lotito uscita la scorta ma senza Lotito. Lotito quindi è ancora dentro lo stadio con la squadra. Menichini invece è andato via. Non si conosce ancora l'esito di quello che può succedere ancora. Probabile ci sia una sostituzione di panchina. Siamo sempre in diretta dallo Stadio Arechi di Salerno, è presso l'ingresso 25, la sede della Salernitana. Dalla tribuna è uscita solo la scorta senza il presidente Lotito. Quindi situazione un po' critica qui allo Stadio Arechi, probabile ci sia un cambio di allenatore. Raffaele Sarno dice buonasera e Don Antonio non ha indovinato. Sì, il mago del calcio di Salerno dobbiamo dire che questa volta non ha azzeccato come dice qualcuno. È stata una gara un po' strana con una difesa a 5, un 5-3-2 e quindi non si è capito ancora il motivo. Menichini in conferenza stampa invece ha dichiarato che l'esclusione di coda era per le troppe gare ravvicinate, ecco, quindi diciamo questo è stato il motivo dell'esclusione di coda dal primo minuto. Ricordiamo che la Salernitana ha giocato con Bus e Donnarumma, ma sono state pochissime diciamo, le occasioni da gol. Arrivano anche alcuni tifosi, ecco, stanno arrivando anche i tifosi. Ci sono tutti all'ingresso 25 della sede della Salernitana. Abbiamo, Lodovico ci scrive, dice abbiamo pareggiato, ma perché non se ne vanno a Curcà? E niente, invece forse ci saranno delle novità proprio alla guida della Salernitana, ci potrebbe essere un cambio, quindi sono le ore 12:15 e qui dallo Stadio Arechi è ancora tutto fermo, Lotito non si vede, è uscita solo la scorta, ma quindi la situazione è ancora ferma, quindi non sappiamo cosa. Ricordiamo che la gara Salernitana-Vicenza è terminata col punteggio di 0-0. Possiamo vedere l'ingresso 25, ma per il momento ancora Lotito è in sede ed è in riunione. Dalle prime indiscrezioni dovrebbe esserci anche Fabiani e si registra l'assenza di Menichini.
Vogliamo ricordare ancora una volta che dalla tribuna la scorta di è uscita solo la scorta di Lotito, ma ovviamente Lotito non si è visto. Dalle prime indiscrezioni Lotito è in riunione nella sede della Salernitana allo stadio Erechi all'ingresso 25 con Fabiani. Probabile ci potrebbe essere un cambio tecnico. Matteo ci scrive novità. No, Matteo, per il momento non ci sono novità, come puoi vedere tutti in attesa fuori al varco 25, rifacciamolo vedere, ci sono tutti giornalisti, quindi in attesa al varco 25. Lotito possiamo dire che è uscito non è uscito dalla tribuna, è uscita solo la scorta, e quindi siamo in attesa di capire quali novità societarie possono esserci. La gara Salernitana-Vicenza è terminata col punteggio di 0-0. In questo momento la Salernitana deve lottare per riconquistare i play-out. Thank you.
Siamo sempre in diretta dallo stadio Arecchi di Salerno, sono le ore mezzanotte e 24 del 20 aprile 2016. Dopo la gara Sedana-Vicenza terminata col punteggio di 0-0, Lotito non è uscito ancora dallo stadio Arecchi, quindi è in questo momento in società. Si vede l'ingresso 25, in attesa di una decisione importante. Potrebbe esserci un cambio tecnico. Siamo sempre in diretta su salernonotizie.it e la scorta di Lotito è uscita dalla tribuna senza il presidente. Ancora tutti fuori allo stadio ad attendere novità societarie. Anche Gaudieri si è convinto alla diretta. Gaudieri. Sì, stiamo facendo la diretta. Bene. Ecco, Franco. Con grave ritardo, devo dire. Franco Esposito, ecco, ci sono novità. Con grave ritardo, Gaudieri sta facendo la diretta, è vero o no? Con grave ritardo. Ti sei convinto anche tu a fare la diretta? Ci sono novità. Tu stai qui come me. Sì, no. Però tu stavi 10 metri più avanti di me, no, quindi. Non sono novità, guarda. Le novità penso che siano dall'altra parte dello stadio. Dall'altra parte dello stadio. Va bene. Nel senso che penso che qui non esca più nessuno.
Ecco, Alfonso ci chiede Menichini esonerato, possiamo dire che dalla lunga attesa di Lotito potrebbero esserci delle novità tecniche. Michele risponde, penso di sì, Alfonso ancora speriamo, per il momento non ci sono ancora novità, non ci sono ancora certezze sul cambio tecnico, però possiamo dirvi che Lotito è entrato in tribuna stampa molto molto infuriato, c'è stata anche una contestazione esterna dei tifosi, Michele ci dice ancora esonerato, fateci sapere Alfonso, sì siamo qui per avere delle notizie, siamo in diretta ovviamente su con salernonotizie.it, ma per il momento non c'è nessuna notizia sul cambio tecnico. L'unica cosa che possiamo dire è che la scorta è uscita senza presidente e poi la scorta è rientrata all'ingresso 25, come possiamo vedere sempre in diretta da salernonotizie.it, e niente, e Lotito è ancora in società, sta cercando sicuramente di trovare qualche soluzione. Questo arriva una macchina, ma non è una macchina di Menichini, come possiamo vedere. Menichini, dalle prime indiscrezioni, è in albergo. La riunione è tra Lotito e Fabiani. Non togliere, Lodovico dice non togliere la diretta, sì, resteremo ancora in diretta nella speranza che il Presidente esca e ci possa dare delle informazioni più precise sul futuro tecnico. Qualcosa sta succedendo, dice Michele, Alfonso, mi è arrivata voce che si pensa di allenatore della primavera. Sono tante, diciamo, le voci che stanno girando, però per il momento di ufficiale non c'è assolutamente niente, sono semplici supposizioni, sono delle... Quello che possiamo dirvi è che siamo sempre in diretta su salernonotizie.it e Lotito è ancora all'interno dello stadio Arechi. Enzo dice, mamma mia che confusione, sono ridicoli. Enzo si sta per prendere una decisione. Ecco, è arrivato anche... I giornalisti stanno tutti qui in attesa di sapere qualcosa. Questo Lodovico dice, questo è il frutto di quando non si fanno le cose a fine di ogni campionato. Sì, questa è una cosa che più volte ne abbiamo parlato. Michele dice, che delusione. Sì, certo, questa più volte ne abbiamo parlato, diciamo la programmazione è stata una programmazione un po' particolare. Già dal portiere possiamo dire che non fu riconfermato il portiere della Salernitana, ma bensì andò al Benevento.
E Davide fuori gli attributi. Quella di oggi è stata una partita, un 5-3-2 di Menichini, con esclusione dal primo minuto di coda. E Menichini in conferenza stampa ha ribadito che l'esclusione di coda dal primo minuto era per le partite molto una dietro l'altra, e quindi diciamo era per l'affaticamento diciamo del calciatore. Quello che possiamo dirvi è che Lotito è ancora nella sede ufficiale della Salernitana, ingresso 25. E Stefano invece ci scrive: allenatori in grado di cambiare la situazione molto critica non ce ne sono. Infatti possiamo condividere con Stefano questa, a 5 giornate, diciamo a pochissime giornate dalla fine del campionato, è un po' difficile, ecco, che si possa trovare un allenatore che possa cambiare diciamo quello che possiamo dire è che la Salernitana in questo momento sta lottando per rientrare nei play-out. Michele ci dice: ma tanto ci vuole per esonerare un allenatore? Allora, Michele, l'allenatore in questo momento, dalle prime indiscrezioni, è in albergo. Nella sede ufficiale c'è Lotito con Fabiani e la scorta ha lasciato la tribuna senza Lotito, quindi Lotito e Fabiani sono nella sede. Alfonso dice: però il morale, un cambio sarebbe ottimo. Mancano pochissime partite, Alfonso, e quello che possiamo dire, avevamo Torrente, è venuto Menichini, però il risultato è sempre quello, quindi forse ci voleva una programmazione più adeguata, ecco. Menichini, Lodovico ci scrive e dice: Menichini se doveva venire bisognava chiamarlo molto prima, se la squadra è scarsa oppure un giocatore non dà il 100%, la colpa non è solo dell'allenatore, siamo scarsi. Lodovico, qui dobbiamo parlare a questo punto di programmazione calcistica, e come dicevamo prima forse c'è molto da dire in questo. Alfonso dice: sì, però due mediocri. Dobbiamo anche dire che i calciatori della rosa quelli sono, e se col cambio di due allenatori vediamo che la posizione è sempre quella, forse se cambiamo ancora allenatore non è che poi si possono fare i miracoli. Alfonso: sì, però abbiamo fatto partite strepitose, quindi se vogliamo possiamo, quindi credo sia soprattutto mentale il problema. Lodovico: parliamoci chiaro, ma chi viene con questa squadra ad allenare Oronzo Canà? Sì, è vero Lodovico, ma chi viene nelle ultime gare ad allenare la Salernitana? Perché ovviamente qui bisogna lottare per gli spareggi. Ultras Salerno: senza che Vescevino non c'è nessuno in sede. Alfonso invece: Oronzo Canà ottimo.
E no, Ultras Salerno, vogliamo dire che Lotito è in sede, questo ve lo possiamo dire con certezza, che Lotito è in sede. Così come possiamo dire con certezza che la scorta di Lotito è uscita dalla tribuna ed ha fatto il suo ingresso nel varco 25, quindi Lotito è in sede ed è in riunione con Fabiani, quindi questa è la notizia. Antonio De Cesare in panchina, almeno chi non si impegna a Busca, dice Antonio. Lodovico invece sta alle notizie con sto video in diretta, è una grande cosa, grazie, qui cerchiamo di darvi gli aggiornamenti sempre quando è possibile e qui come potete vedere sono tutti in attesa all'esterno dell'ingresso 25. Enzo invece Cavasin fosse ottimo come allenatore. Il problema è che quale allenatore può venire alle ultime poche gare, ecco. Lodovico, stasera non facevano due o tre passaggi consecutivi, solo Zito si è salvato. Sì, è vero, Lodovico è stata una gara un po' strana, 14.000 spettatori vogliamo ricordare, sugli spalti, i tifosi rispondono sempre, però la gara era una finale e si doveva semplicemente vincere. E Giaco ci dice, Ziolino Capuano è stato esonerato o sbaglio?
Quindi Giacomo può pensare, pensa diciamo che a Salerno potrebbe arrivare il Trino Capuano, quindi arrivano ancora altre persone, ma Lotito non si vede. Quindi ricordiamo ancora una volta per chi si è messo in diretta in questo momento a vedere la diretta di salernotizie.it che Lotito è andato via dalla tribuna, cioè la scorta di Lotito è andata via senza Lotito e poi la scorta è entrata nell'ingresso 25. Raffaele ci dice invece Lotito sta mangiando. Ah, da quello che sappiamo Lotito è in società con Fabiani. Tobia invece ci dice Chiancone come allenatore. Enzo invece ci chiede cosa sta succedendo, vogliamo, Enzo niente, cosa sta succedendo è che al termine della gara Lotito è entrato furioso in tribuna stampa e negli spogliatoi, successivamente la scorta è andata via dalla tribuna senza Lotito, la scorta poi ha fatto il suo ingresso all'altro lato tra la tribuna e i dissingui, all'ingresso 25, cioè nella sede ufficiale della Sanitana. Probabilmente oltre a Salerno, ma su solo Salerno c'è una diretta di 4 minuti fa in cui la scorta di Lotito esce da un altro cancello. A Ultras vogliamo dire che Lotito, quello era l'uscita della tribuna, poi la scorta, vogliamo dire a Ultras, è entrato qui all'ingresso 25. Tobia dice stanno aspettando a qualcuno che porti le pizze.